Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. A rendere ancora più ridicolo, l'ogni giorno più ridicolo, governo di Giorgia Meloni e della destra blu etneoliberale, filo imperialista, filo bancaria e filo Unione Europea, arriva adesso la social card. Dopo il liceo del Made in Italy, la proposta del liceo del Made in Italy, adesso arriva la social card. Ma non erano loro che volevano difendere la sovranità linguistica, domandiamo, addirittura sanzionando quanti avessero utilizzato inappropriatamente parole straniere. Ecco, già questo basta, credo, a evidenziare la contraddittorietà intrinseca di questo governo, ripeto, ogni giorno più ridicolo. La social card è una misura, lasciatemi dire, palesemente squallida e offensiva, perché è una sorta di carta per i poveri che serve a giustificare l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sono esclusi, se ho ben inteso, i trasporti, sono esclusi i farmaci, insomma, una sorta di beneficenza una tantum, una sorta di elemosina di chi vuole mettersi la coscienza a posto. Non è questo il welfare state, deve essere chiaro. Questo non è welfare state, questa è elemosina che umilia le persone delle fasce popolari meno agiate. Deve essere chiaro questo aspetto. Il welfare state è una cosa seria e sacrosanta che un vero governo socialista dovrebbe porre al centro del proprio operato, ma dato che naturalmente il governo di Giorgia Meloni è distante dal socialismo come Marte da Plutone, si guarda bene dall'introdurre misure welfaristiche e introduce invece questa squallida misura che di socialista non ha proprio nulla, che è invece un'offesa, direi, agli italiani, a quegli italiani a cui pure si richiamava ossessivamente quando parlava di patria, di interesse nazionale e che ora evidentemente ha del tutto dimenticato, essendo quello di Giorgia Meloni un governo totalmente allineato a Washington e al suo imperialismo, all'Unione Europea e ai mercati.